Un ponte sul Tordino altamente trafficato, senza garderaile che si inonda con le prime piogge, frequentato principalmente dai mezzi pesanti della TEM che sono costretti a passare lì per evitare di fare un giro molto più lungo, visto che proprio lì davanti è ubicato il deposito principale della TEAM. Ma questo ponte, o meglio dire guado, è anche molto utilizzato da tutti i residenti della zona e non, visto che si va a collegare ad una strada anche se mal ridotta, permette di arrivare al centro di Teramo da Villa Pavone in pochi minuti. Stiamo parlando del ponte situato in contrada a Carapollo, che da anni rischia di diventare una vera e propria trappola. Il problema va avanti da molti anni, appena piove potete ben vedere che il fiume è bassissimo, il ponte, quindi il ponte guado, e quindi si allaga con una facilità estrema, il ponte è quasi sempre bloccato, quindi i camion grandi della TEAM potete immaginare che devono fare tutto il giro di sopra la specola per arrivare in centro oppure per arrivare a Colterrato, quindi la spesa già di carburante si può immaginare, perché nel ponte di Ponte a Catena non riescono a passare i mezzi pesanti, quindi pensate, 5 mesi l'anno il ponte è chiuso, le spese aumentano. In più l'isagio per i cittadini, che anche se la strada teoricamente è chiusa, però è di un'importanza fondamentale per il traffico. Abbiamo visto che ci sono delle transenne con divieto d'accesso, però le transenne sono spostate, quindi questo significa che dovrebbe essere chiuso il ponte. Teoricamente sì, il ponte dovrebbe essere chiuso, poi dovrebbe essere chiuso al traffico, però i camion della TEAM passano, loro sono autorizzati i camion della TEAM, però lasciano le transenne aperte e il traffico, i cittadini ne approfittano, a rischio e pericolo i cittadini, senza dubbio, però noi dovremmo anche pensare ai cittadini, perché noi siamo chiamati ad amministrare dei cittadini, non siamo chiamati ad amministrare da chissà chi, quindi qui il problema c'è. Non si può risolvere con un semplice divieto d'accesso perché la gente ne ha bisogno, i cittadini hanno bisogno e quindi ci passano. C'è dato obiettivo che ci passano. Quindi senza transenne, senza guardrail, si allaga ogni 5 mesi, il traffico a Teramo sicuramente è migliorato con l'8.0, però il traffico proprio cittadino può migliorare ancora di più con questa variante. Poi utilizzatissima, quindi non è che invento chissà che cosa, è utilizzatissima, basta stare qui 10 minuti e vediamo il traffico che c'è.